Adoro il profumo di un buon caffè. Che ci dà SP. Sembra squisito dal modo in cui lo bevi. Caffè Le Blanc per due. Alla fine per la tua abbia imparato qualcosa da capo, solo due. Questo non fa andare su. Ah, il fascio, non la perizia. Ok. Niente, va direttamente a dormire, evidentemente. Che sta guardando la live, ma non ti vediamo, e non ti vedo in chat. Cioè, ci sei, Evil? Ah, siamo riusciti a sederci. Perché non leggi qualcosa prima che il treno arrivi a destinazione? Una guida ai dolci che si possono trovare a Chinatown. Cosa serve? Vediamo questo. Una rivista che presenta luoghi di incontro ottimi per persone adulte. Cosa succede a legge, no? Il dolce rumore delle onde e la ruota panoramica, consigli sentimentali per adulti navigati. Seaside Park, eh? Ho sentito dire che è ottimo per gli appuntamenti. Si è aperta una nuova location. Potrebbe essere divertente andarci con una persona speciale. Sì, davvero c'è una persona speciale. Dopo 40 ore. A ogni modo non avrebbe molto senso visitarlo da soli. Hai finito di leggere i luoghi della movida? Seaside Park sembra bello ogni ora del giorno e principalmente una meta per coppiette comunque, quindi ci invitiamo Anne. Eccolo qua, vedi che si è truccato. Il Seaside Park di Odaiba offre una vista sull'oceano e una stazione moderna. Luogo per appuntamenti, una ruota panoramica che dà sul mare, ideale per una serata romantica. Se conosci qualcuno a cui piacciono i parchi acquatici, prova a invitarlo qui. Dovresti invitarci qualcuno, ma chi sceglieresti? La tua Anne. Oh, siamo quasi alla stazione. Beh, direi che hai sfruttato il tempo, bla bla bla. Ok. Stazione delle piogge. Adesso piove. Adesso si potrebbe andare dentro, in realtà, nel momento. Non sopporto più la pioggia di quest'anno. A proposito di pioggia, sapevate che Teru Bozu era inizialmente femmina? Secondo una teoria è nata dalla bambola di carta cinese di una ragazza, Cao Qing Niang. Arrivata in Giappone, sembrava un monaco che pregava il sole e divenne un maschio. Nella storia non è raro che il sesso di qualcuno venga cambiato per fini politici o religiosi. Non solo il sesso, anzi. Mai sentita quella del sesso, comunque. Ebbene, Elfman, dà un'occhiata all'immagine. La Papess. Alcuni dicono che questa carta dei tarocchi sia basata su una donna di nome Giovanna. Sapete qual era il ruolo di questa donna? Cioè, qua c'è una papessa. Però mi sembrerebbe strano. Se parla di Giovanna, io avrei risposto Giovanna d'Arco, no? Che era una condottiera al più, non una sciamana, non una sensitiva. Se guardo il disegno. Ecco, cosa ci capisco del disegno. Cos'è sembra una lepre. Allora, io direi papessa, però non sono convinto. Vediamo cosa dice la rete, sbirciamo. Papessa. Quindi, tecnicamente abbiamo indovinato. Ammesso che sia questa. Esatto. Ecco, qui non so come affrontare perché mi sembra di barare. A parte che abbiamo detto comunque. La papessa Giovanna è stata una figura importante nel Medioevo, sei un fanatico della storia. Ah, sì, c'è stata almeno una donna papa, che però la gente non sapeva che era una donna. Aspetta, forse è quella. Giovanna o Joanna, a detta di qualche storico, è stata papessa di Roma nonostante le leggi. Pertanto è divenuta una figura leggendaria, spesso inneggiata come simbolo anticlericale. Okay. Wow, sul serio? Oh, Elfman sembra un tipo intelligente. Lo suono. Vabbè, vai avanti. Secondo le leggende, Giovanna era una donna che si spacciava per uomo giunta a Roma da Atene. Lodata in tutta la città per la sua saggezza, venne scelta dal popolo come papa. Doveva essere una gran brutta donna.
e con una voce maschile, non lo so. Tuttavia, quando si scoprì che era una donna, venne lapidata a morte. Evviva, evviva la cristianità! L'incidente venne giudicato un tabù dalla Chiesa, che fece cancellare a Giovanna dai libri. Per santa che ci dicano questa cosa. Intanto che fanno il loro lavoro, che importa se sono donne o uomini, cavolo, la gente. Hai ragione. Siamo dopo scuola e sto morendo di caldo. Piove e la gatta non si muove, l'influenza delle condizioni, vabbè. Allora, ho tre messaggi addirittura. Yusuke. Osservo l'umanità, Shibuya mi stimola la creatività di solito. Devo però ammettere che trovo difficile concentrarmi, vista la nostra situazione. Comunque oggi ci vediamo, sono pronto quando vuoi. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Yusuke non è andato a casa, vuoi andare da lui? Decido. Ho infiltrato in palazzo? No. Preferisco fare un evento a questo punto. Lascio a te chiamare tutti. Anche perché in teoria dovremmo essere già... dovrebbe farci partire già avanti, no? Cosa vuoi fare? Ce la teniamo al palazzo? Decido. Effetti collaterali ancora lei? No. No. No, adesso no. Bene. Abbiamo letto tutto. Non mi sembra che ci sia novità. Allora, i cosi li abbiamo preparati, o perlomeno lo abbiamo finalmente capito dove erano, che sono questi, i Gohu, che sarebbe Gohum, praticamente, una deformazione, cioè vai a casa, praticamente. Quindi, andiamo dentro, vai. Poi sarebbe anche da fare un giro soft air, per esempio, vendere un po' di roba e magari vedere se c'è un equip migliore. In teoria dovremmo anche pulire delle cose, c'è un po' di roba da fare, tanto qui mancano 16 giorni, non è che... non è un dramma, voglio dire. Allora... ritrovo. Però c'è da dire... detesto la pioggia e rivoglio l'estate. C'è da dire che in realtà è un po' tardi. E in Memento abbiamo visto che sono un po'... una fregatura. Vabbè, se è la stagione delle piogge, in realtà piove anche altri giorni, quindi non è che... In effetti forse è meglio non farlo adesso. Qua c'è... oh, Kechi. Quello che non capisco è perché non abbiamo più sentito Mishima, cioè in teoria gli abbiamo fatto credere che la giornalista era arrivata per lui, ma non ci ha né cazziato né... Vediamo i treni, così un attimo, qui c'era... Di qui si vede, ok, qui si vede Yusuke, Takemi, rango 2, no, rango più, bar aperti. È un po' scomodo. Si è salito il park, non, in realtà non c'è. Non si può raggiungerlo così. Qui possiamo andare in Central Street. Andiamo in effetti a negozio. I DVD avevamo finito di guardarlo il film, penso di no, mi sembra. Ci serve anche da fare quella cosa che io evito sempre di fare, cioè di andare qua. Vabbè, intanto andiamo qua. Questo non vedo l'ora che esca quel nuovo modello a luglio. Hai sentito? Si chiama Tarantula. Se ne parlava tanto, ma il meccanismo di fuoco rapido era troppo complesso per una replica. Fino a ora, finalmente ci sono riusciti, quanto ho aspettato questo momento. Ci hanno messo così tanto che ho quasi provato a farmela in casa, però non sono capace. Non vedo l'ora di prendermi una tarantula. Devono separare. Che dura essere pazienti.
Allora, ancora tu. Vuoi un sacchetto, cos'è che voleva? Pa temerario vuole. Come on. Il resto va bene. Il resto va bene, dobbiamo arrivare a temerario col coraggio. E adesso in teoria potremmo farlo. Comunque, non venire se non c'è motivo. Ok. Voglio fare acquisti. Allora, vendi tutti i tesori. 11.000, niente di che. Poi, guardiamo se c'è qualcosa di nuovo. Ato. Eccolo qua, c'è qualcosa di nuovo. Da non niente di che. Costando poi. Ah, aspetta, 122 c'è. That's what you're choosing? Ok. Compra. Break it, okay? Equipaggia. Vendi. Ryuji. In realtà lui ha trovato nel coso. Morgana. Beh, mi sembra la differenza. That one, do you like it? Ma cos'è Evil che ci scrive da. In questo momento io sono dov'è Filippo? Guarda la TV. Sono 17 minuti in meno di voi. Vabbè, quindi equipaggia, vendi. Poi Ann. Sono inferiore a quello che abbiamo trovato. Yusuke. 128. That's what you're choosing? Compra. You better not use it to pull Stiamo the crank. scendendo parecchio, però. Vendi. Anche perché non ci danno un cavolo di quello che. Delle cose. Makoto, vediamo. That one, don't break Presa it, okay? pesante, equipaggia, vendi. Ok. Armi a Okay. distanza, vediamo se c'è qualcosa di Sounds good. meglio. 120. Colpi 8, anche i colpi non sono male. No, pare che non variano, quindi. Vado da 104 a 120. Questo da 106 a 130. E siccome non abbiamo troppi soldi, guardiamo i progressi maggiori. Ann, per esempio, That's what you're choosing? è What's that? un progresso sostanzioso. Però lui non si compra le armi. Poi. Da 101 a 125 non è male, ma Yusuke. A 104 Ryuji sale parecchio. That one? You better not use it to pull a prank. Adesso ferma un attimo. All right. Guardiamo le protezioni. Makoto All cos'è che right, ha? which one? 88-99. In realtà non è che salga di molto. 94, questo di tua Shen. No, aspetta. Aspetta un attimo. Beh sì, in teoria lui ci fa vedere il più costoso, mi sembra di capire. Vestito Zen, vediamo. Camicetta, si vede che è sempre più costoso, 15.000, 14.000, 16.000. Niente, Makoto è 88, 94, 104, 70. Morgana è bassa. È bassa, quindi lei ci vuole. Ci può stare, rialzare un attimo. E basta. Non abbiamo altro. Ok. Ok, vendiamo anche queste cose. Anche perché non sono equipaggiate, quindi. I guess that's fine. You should be grateful. That's fine. 68. Niente di che. Oggetti, niente di che, basta, non possiamo fare nient'altro, direi. Come again.
Allora, usciamo. Direi che non. Andiamo a fare la sfida del panozzo. Perché? Okay. Deve anche lavorare. Ogni tanto, forse. Aspetta. È la farmacia qua. Vediamo se c'è qualcosa con gli SP, ma. Benvenuto. No. No. SP sono difficili. Chi è che ce li ha? Takemi ce li ha. Sì, Takemi forse sì qualcosa dovrebbe avere. Va bene, cosa posso servirti? Affronta la sfida. Yeah. 2000 yen perché è di giorno. Però costa di più, ma ci permette di fare qualcos'altro stasera. Cioè, questo. Se vai di giorno. Se vai di notte invece. Boh, non lo so. Comunque, bar scuola. Ah, sì, c'era il bar della scuola per il panozzo. No? Perché pioveva, sì. Poi ce n'era un altro. Vabbè. Grazie per essere tornato. Fai il tuo meglio per raggiungere l'obiettivo, ok? Now then. Temerario, vuole. Tutta questa cara. Mangiato tutto. Ok, grazie. Sei riuscito? A te il premio, distintivo numero 1. E al barone degli hamburger che hai superato la sfida, ci siamo lieti di presentare il nostro celebre Big Bang Burger offerto dalla casa. Ci auguriamo. Ah, 5. Sei promosso a primo ufficiale. Rimane ancora una missione, però. Non vedo l'ora di vederti affrontare nuovo. Ok. Però non adesso, immagino. Era dura arrivare a Temerario. Spero che sia il prossimo. Il ritmo, il tempismo strategico delle bevute, il modo spettacolare di divorarlo, era tutto perfetto. Altri due. Ah, nella conoscenza. E anche nella perizia, quindi allora. Ah no, nel fascino e. E nella perizia. Oh, tutto. Tenere gentili perché abbiamo azzannato il panino. Insomma, io andare a casa e solo guardarti mi ha saziato. Ah. No, in realtà no. Non so cosa cambi. Pagare di più. Forse ti dà più cose, non so. Pipipi. Ehi, visto l'articolo? No. È un'intervista a un ragazzo della scuola. Ah, con Mishima? Studente M racconta Kamoshida violenza senza controllo. Adesso scopriamo che Mishima si è venduto alla giornalista per ottenere probabilmente niente. Per ottenere niente. Però si è venduto lo stesso. Violenza senza controllo, quindi esagerando magari anche. Questo in soldoni parla delle punizioni corporali. Pensi che M sia Mishima? Non lo sappiamo. Probabilmente. Potrebbe essere lui, sì. Anche quel fansite poi ha aiutato parecchio. Possiamo lasciarlo tranquillo, non ci sta facendo niente. Ci tocchiamo. Quell'articolo forse l'ha scritto quella reporter che abbiamo incontrato a Crossroads, cioè, ovviamente. Vorrei leggere l'articolo di cui parlava Ryuji, dove lo leggiamo? Come pensavo, l'autrice anche l'ha letto sul cellulare. Capisco, questo articolo potrebbe tornarci utile. Perché? E come? Se il signore del palazzo lo legge, cambiando la sua cognizione dell'agri fantasma, e Atom, sarebbe un peccato se non lo sfruttassimo a nostro vantaggio. Se riusciamo a far sì che scriva di noi in positivo, l'opinione su di noi migliorerà. Dovresti provare a farle scrivere altri articoli sull'altro fantasma. Un altro messaggio. Eccolo, Mishima.
Devo farti rapporto sugli ultimi sviluppi. Hai tempo oggi? Mi sembri molto occupato. Anch'io sono stato molto indaffarato e penso che potrebbe esserti molto utile. Che ne dici, vuoi saperne di più? Eh sì. Grande, ci vediamo al dinner. Occhio che non aveva più soldi. Allora, come vanno le attività? Beh, in realtà lo sai già. Lo so già. Il fansite è un fermento grazie a voi. Questo libro parla delle ultime tecniche di sicurezza, mentre questa è una replica. Beh, questo sarà un giro armato. Mi è costata parecchio. È per me? No, no. Però è entusiasta. Beh, non esattamente. Non ti ho detto quanto è costata. Pare che ne abbiano sospeso la produzione perché la gente continuava a scambiarla per vera. Beh. Me l'ha consigliata un patito di armi del fandom. Ho pensato che mi avrebbe fatto comodo, visto che sono l'unico admin del fansite. Voglio dire, siete diventati popolarissimi e sul forum piovono sempre più informazioni. Alcune di esse sono abbastanza spaventose, quindi ho pensato di prendere qualche precauzione. Per ora, cavoli suoi e basta, a noi non ce ne frega. Buona idea, dai. Ah, è vero che vi supporto da dietro le quinte, ma ho comunque bisogno di proteggermi. E poi sono uno che, quando si mette una cosa in testa, difficilmente cambia idea. Comunque non hanno proprio sviluppato quella parte lì di lui e la giornalista. Ma come ti stavo dicendo, abbiamo avuto... è grave, eh? Abbiamo avuto un afflusso enorme di post ultimamente. Uno in particolare sembrava promettente. È più grosso di qualsiasi cosa abbiamo mai fatto. Ma se vogliamo davvero rendere famosi i ladri fantasma, dobbiamo cacciare i pesci più grossi. Lascia fare a me. Raccoglierò tutte le info che ci servono, anche a costo di finire nei guai. Come ripeto, cavoli suoi. Mishima sembra molto motivato. Dai, saliamo di rango. Aumento i punti esperienza guadagnati dalle riserve. Ottimo. Vedi, sono sempre quelli. In ogni caso, noti qualcosa di diverso in me? Non so, non sei più vergine. La gente continua a dirmi che gli sembro cambiato di recente. Immagino di non essere bravo a dissimulare la mia nuova autostima, eh? Ha fatto qualcosa con la... Finalmente il mio valore verrà. Verrà? Cosa? Riconosciuto? Bene, bene. Se non è il buon Mishima, chi è questo? Guarda, ah, com'è incazzoso questo. Akiyama-kun. Eccolo qua, FG. Da quanto non ci si vede? Nullità. Siamo stati seduti laggiù fino ad ora e non ci siamo accorti di te. E tale e quale alle scuole medie, Mishima. Una volta nullità, per sempre nullità. Se lo dice lui. Già. Ah, non hai cambiato numero, vero? No, è sempre lo stesso. Allora perché non sei venuto quando si è organizzato di uscire? Tutti i nostri vecchi compagni c'erano. Magari perché sei una testa di cavolo e non vogliamo uscire con te. Oh, aspetta, nessuno si ricordava che esisti. Ah, che stronzo. Non si può invitare una persona che non si ricorda, giusto? Giusto. Forza ragazzi, andiamo. Questo qui bisogna risvegliargli il cuore. Non è come sembra, ok? Hai presente che in ogni classe c'è qualcuno che diventa l'oggetto di tutti gli scherzi? Quello ero io. Ma ora sono cambiato. Posso aiutarvi. Non sarà mai più quel tizio noioso di prima. Scusami. A ogni modo si è fatto tardi, dovremmo tornare a casa. Ci vediamo. Alla fine il gioco c'è tutto quel management, micromanagement, perché prima o poi dovremmo andare a fare comunque freccette. Ci sono diverse cose, insomma. Non tantissime, ma ci sono. Oh, Elfman. Giusto per farti sapere, comincerò a dare il massimo. Non solo gestendo il fansign, ma portando alla fama il nome dell'Adri Fantasma. Vabbè. Farò tutto ciò che posso per permettervi di rilassarvi. No, in realtà se aumenti il lavoro non ci rilassiamo, eh. È successo qualcosa? Cosa? No, non molto.
Tu impegnati a risvegliare il cuore dei cattivi. Ok, meglio che vada, ma ci sentiremo di nuovo, giusto? Giusto. Venerdì. Ehi là! Che si fa oggi? Abbiamo ancora un po' di tempo, ma non piove, quindi lasciamo perdere il momento. Ma non dovremo almeno esplorare l'area intorno al tesoro? Allora, andiamo al palazzo oggi. Ci penserò. Fammi pensarci un attimo. Beh, decidi tu quando, ma non aspettare troppo. Coso? Ma che palle con questo coso? Dunque, che si fa oggi? Oggi non ci troviamo, sono nel centro commerciale, ok. Fammi sapere se succede qualcosa. Di dopo. Entriamo oggi. Se vuoi entrare nel palazzo, raduna. Cosa fare? Decidi dopo. Cosa ha fatto la gente? In compagnia di Annie, Maruki, Takemi, di Ryuji, Makoto. Beh, ci sarebbe anche da lavorare, oggi non è un giorno speciale. Takemi. Sarei curioso in effetti sapere se possiamo portare Anna o qualcun'altra al parco nuovo. Dunque, venerdì. Cos'è che succedeva? C'era il venerdì? Non era il panino il venerdì? Uno era il giorno di pioggia. Aspetta, dov'è? Ah. Vediamo un attimo. Oh, welcome! Vedi, questo. C'era il discorso del venerdì, c'era il discorso del 7, c'era il discorso della pioggia, ma non mi ricordo chi. Questo? Ci hanno detto di non andare in città, ma è impossibile. Grazie, il consiglio sarebbe. Il consiglio studentesco pare sarà stata quella nerd della presidentessa a richiederlo. Probabilmente riferito al... è riferito al discorso... Ma in realtà una cosa che potremmo fare è... Allora, andiamo alla stazione... Noi andiamo a Shibuya, andiamo al centro commerciale sotterraneo. E un attimo, andiamo a vedere. No, dov'è che vendevano per il lavoro? Questo che c'è da dire. Ehi, tu ci credi nella del fantasma? Direi di sì, ne ha parlato anche a Kechi-san in televisione. È andata come con Kamoshida, secondo me la chiave è la lettera di sfida. Hai idea di chi l'abbia messa lì? L'identità del colpevole è ancora ignota. Chissà se davvero qualcuno della mia scuola. Mi ricordo... Non ero qua al... O era sopra? Qui dov'è che si va? Ora un alleato in fiamme, prendiamolo. Ok, mi ricordo che c'era l'edicolo, no? In teoria da qualche parte. Forse era sopra allora. Nice work. Cosa interessante. Ok, c'è questo di nuovo. Qui non c'è niente di nuovo. Questo... Vabbè, questo c'ha un requisito di quel tipo lì. Sviluppa la perizia questo però, eh. Questo ottiene fascino. Questo era la gentilezza. E questa è la perizia.
No, un lavoro part-time al Beef Bowl Shop. Sembra impegnativo, ma ne guadagneresti in perizia. Allora farai domande, fai una domanda. Okay. Chiamiamo subito. Salve, parla Lore Nobeko di Central Street. Per quante persone vuole ordinare? Ah, chiami per quel posto di lavoro? Chiami al momento giusto, abbiamo bisogno di altri dipendenti. Mi va bene praticamente chiunque. Non hanno molte esigenze. Non hai problemi a lavorare di notte, vero? Vieni pure ogni volta che puoi. Di notte, quindi. Ti aspetto, siamo vicino all'ingresso, che spero di vederti presto. Ok.